Tra Tricarico e Acettura è scoppiata la guerra del cannone. I tricaricesi hanno disancorato il cannone concesso agli acetturesi per abbellire il monumento ai caduti e lo hanno riportato nella loro piazza. L'azione ha creato non pochi malumori tra i cittadini di Acettura. Vediamo. E battaglia sulla collina materana per un cimelio bellico. Tra i paesi di Tricarico e Acettura è scoppiata la guerra del cannone, come è stata rinominata la disputa tra i due comuni. Il neosindaco Antonio Melfi ha mantenuto il primo impegno del suo programma politico, riportare il cannone nel suo paese, Tricarico. Infatti, poco più di un anno fa, il suo predecessore aveva concesso in comodato d'uso gratuito al comune di Acettura uno dei due cannoni concessi dal demanio marittimo molto tempo fa a Tricarico. Il comune confinante lo aveva utilizzato per allestire un monumento ai caduti di tutte le guerre e per dare un segnale di pace ne aveva tappato la bocca. Nella campagna elettorale stravinta, Melfi aveva preso questo solenne impegno e così ha fatto. Armato di furgoncino con vigili e una truppa di cittadini a seguito, ha disancorato e portato via il cannone. Nella piazza di Tricarico l'opera è stata completata con la sistemazione di entrambi i cannoni. La vicenda ha creato malumori tra gli acetturesi, che hanno definito l'azione del tutto improvvisa un blitz. Alcuni l'hanno interpretata come un'offesa ai caduti, altri come un'offesa alla città. L'amministrazione ha poi provveduto ad una rapida sostituzione del cimelio bellico.